Dopo il rinvio del luglio scorso, del 23 luglio, ha ripreso questa mattina a Pescara il processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano in cui persero la vita 29 persone nel 2017. Un'udienza di oggi serviva anche a presentare le richieste di riti alternativi, ma per farci capire bene abbiamo in collegamento con noi in diretta il nostro Enrico Giancarli. Buongiorno Enrico, è così? Buon pomeriggio Marina, noi siamo al Tribunale di Pescara e da poco terminata l'udienza per il processo di Rigopiano. La notizia del giorno è che molti imputati hanno richiesto il rito abbreviato. Si riprenderà il prossimo 17 settembre, ne abbiamo parlato con l'avvocato Vania Della Vigna che abbiamo ascoltato poco fa. Sono state delineate le scelte processuali della maggior parte degli imputati che quindi hanno richiesto il rito abbreviato. Il giudice si è riservato anche la nomina di un collegio peritale proprio per dissipare magari qualche dubbio, qualche incertezza o per arrivare ad una certezza più scientifica. Quali sono ora i tempi? I tempi sono che la prossima udienza è stata fissata per il 17 di settembre e poi si procederà secondo anche le scelte del giudice se nominerà o meno il collegio peritale. Quanto è stata importante secondo lei la giornata di oggi? Diciamo che oggi è stata una giornata molto importante proprio perché, ripeto, si stanno delineando le scelte processuali, quindi cominciamo ad intravedere anche la fine di questo procedimento, di questo processo. Fiduciosa quanto? Sono sempre molto ottimista perché credo nella giustizia e credo che le vittime hanno diritto a sapere la verità su perché i loro congiunti sono deceduti. Molto chiare, Marina, le parole dell'avvocato Vania Della Vigna. L'appuntamento è al prossimo 17 settembre dal Tribunale di Pescara. Se non ci sono domande, ti restituisco la linea. Sì, grazie Enrico, va bene così, andiamo avanti.